momento il consigliere Massimo Zedda, penso sull'ordine dei lavori. Grazie, alla parola. Grazie Presidente, signori consiglieri, Presidente della Giunta, Assessori, vorrei sull'ordine dei lavori chiedere per l'organizzazione dei lavori e anche per poter organizzare le nostre risposte, se il Presidente della Giunta intende anche presentare gli assessori oppure limitarsi alle dichiarazioni programmatiche. In questo secondo caso, cioè solo le dichiarazioni programmatiche, non la presentazione della Giunta, le chiederei 10 minuti di sospensione a nome dell'opposizione. Non so se siamo. Quindi mi sembra che lei stia chiedendo 10 minuti di sospensione. Ma io ovviamente non... Se vuole, io posso, diciamo, posso mettere in votazione la sospensione, se le vuole. No, per specificare quello che chiede. Però la richiesta deve essere rivolta a me, non al Presidente. Però io su altri non posso dare risposte, quindi sulle mie prerogative posso darle risposte, su prerogative di singoli consiglieri, di assessori e di Presidente della Giunta non posso dare risposta, quindi se la prego di specificare meglio la domanda, grazie. Ho capito che non verrà presentata la Giunta, quindi solo le dichiarazioni programmatiche, stando a quello che è di sua competenza e conoscenza, ovviamente, Presidente. Quindi le chiederei 10 minuti di sospensione. Se diciamo non ci sono posizioni, io la concederei. Se l'Aula mi sembra che non ci siano posizioni in merito, però io ridurrei la sospensione anche a meno, se fosse possibile, a 5 minuti. Quindi i lavori sono sospesi per 5 minuti, grazie. La seduta è riaperta. Quindi l'ordine del giorno reca dichiarazioni programmatiche del Presidente della Regione e la parola al Presidente della Regione. Sensi articolo 78 del regolamento, a disposizione 60 minuti, Presidente. Grazie. Grazie Presidente, colleghe e colleghi consiglieri. Consentitemi in primo luogo di rivolgere un doveroso e deferente tributo a questa Assemblea legislativa, erede della plurisecolare tradizione parlamentare ed autonomistica della nostra isola, nella quale ancora una volta qualche giorno fa, il 28 aprile, hanno trovato sintesi i simboli più autentici della nostra identità di popolo, i valori fondanti e riconosciuti di una comunità antica, il vissuto di una nazione in cammino verso quella che l'indimenticato professor Giovanni Lilliu definì felicemente la frontiera paradiso. Sono qui oggi per testimoniare il rispetto istituzionale che porto nei confronti del Parlamento dei Sardi in qualità di loro Presidente, eletto direttamente e con prerogative e responsabilità nuove rispetto ad un passato. La seduta è cortesia. Dominante su cui converso, un filo d'orbace capace di tessere tutte le specifiche tematiche del programma. Viviamo certamente un tempo di rapidi e profondi mutamenti, una crisi senza precedenti che non consente facili entusiasmi, non consente semplicistici ottimismi, ma impone a tutti responsabilità nuove e nuove consapevolezze. Una crisi che al di là dell'economia e della società investe la credibilità e l'autorevolezza delle stesse istituzioni democratiche. Sotto questo profilo la ricerca del consenso attraverso la delegittimazione e la demonizzazione della politica, dei partiti,
costituzionalmente previsti per affermare il diritto di tutti i cittadini ad associarsi liberamente per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale, o ancora la demonizzazione degli avversari, lungi dal rappresentare una modalità di emancipazione del popolo verso l'esercizio diretto della democrazia, rappresentano oggi la causa del più drammatico deterioramento dei rapporti politici e sociali. La chiave di lettura che noi proponiamo come filo conduttore per l'interpretazione dell'idea di Sardegna che vogliamo affermare è la sardità, intesa come identità sarda, che si declina dinamicamente in ogni proposito, proposta programmatica di settore attraverso la domanda: quale vantaggio per la Sardegna?